Buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Bienvenido a todas y a todos aquí en el Círculo de Bellas Artes. Esta venue fantástica para una noche, una velada de historia y deporte. Va a ser una noche con distintos momentos. Ahora vamos a escuchar unos saludos institucionales, después seguirá una mesa redonda y para quien se queda hasta el final, a lo mejor habrá también la oportunidad de disfrutar de una sorpresa. Empezamos con los saludos institucionales. Quería invitar a Valerio Rocco, el director del Círculo, y nuestro anfitrión. Gracias. Buenas tardes y os doy la bienvenida como director del Círculo de Bellas Artes a esta sala de juntas, el corazón de nuestra institución desde la fundación del edificio en 1926. Todos, yo creo, conocéis el Círculo de Bellas Artes, una de las instituciones culturales más antiguas de Madrid, fundada en 1880, y que ya desde sus comienzos preveía algo no tan usual y era una sección de cultura física, como se llamaba en ese momento. Y por eso todas las sedes que tuvo el Círculo de Bellas Artes a lo largo de su historia, desde la primera en la calle Barquillo 14 hasta esta, la última, diseñada por Antonio Palacios, todas contaban con un gimnasio como uno de los espacios fundamentales de la institución. De hecho, hemos buscado, a raíz de la celebración de este evento, y en la Hemeroteca Nacional aparece, en un periódico, en el año 1895, la noticia de la primera competición de esgrima aquí en el Círculo de Bellas Artes, en la sala, en la sede anterior, en la sede de la calle Barquillo. Sabemos también por los planos de Antonio Palacios que en el antiguo gimnasio, que en verano se convertía en una piscina, la zona central de la piscina estaba justamente reservada en invierno para combates y ejercitaciones de esgrima. Y en este maravilloso libro, en el primer volumen de la historia del Círculo de Bellas Artes, de José Luis Temes, hay de hecho una fotografía del año 1926, año de la fundación del edificio, en la que se ve a algunos socios del Círculo de Bellas Artes pues practicando esgrima, y aparece también el primer maestro de esgrima de la institución, un francés, el maestro de armas, llamado Claude Léon Brutin. Por lo tanto, no es tan extraño que este evento se realice en el Círculo de Bellas Artes, porque bueno, no solo mens sana in corpore sano, sino que en los comienzos mismos de nuestra institución, la esgrima estuvo muy presente. Y como siempre tengo ocasión de decir en los eventos que realizamos en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura, con la Embajada de Italia, también nos hace mucha ilusión que se haga aquí este evento por nuestra conexión especial con todos los países europeos, en nuestra condición de Casa Europa en Madrid, y también por la conexión muy especial con la Embajada de Italia, no solo por razones biográficas del director, de quien nos habla, que es italiano, sino también bueno, pues porque es uno de los países culturalmente más relevantes y a los que hemos dado más peso en la programación de los últimos años. Quiero agradecer a la Embajada, en la persona de Roberto Nocella, del primer consejero de la Embajada. Aquí hay también notables representantes de la cultura italiana en España, como el presidente del Comités en Madrid y tantos otros amigos y conocidos. Y desde luego yo creo que la esgrima puede ser un puente fundamental entre Italia y España. Un deporte, creo yo, mucho más conocido, mucho más practicado en Italia que en España, pero que justamente por eso cuenta con un enorme potencial en nuestro país, no solo como disciplina deportiva, sino también como disciplina, me voy a poner filosófico en como profesor de filosofía que soy por un momento, disciplina en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En un contexto en el que es difícil transmitir valores, valores de deportividad, de convivencia, de respeto a las reglas, creo que la esgrima, no solo a los jóvenes, pero particularmente a ellos, puede infundir toda una serie de valores que también con las artes, con la cultura, con el pensamiento, nosotros aquí desde el Círculo de Bellas Artes intentamos difundir. Así que, sin más, os doy la bienvenida. Espero que esta sea una velada
muy agradable. Espero que la sorpresa final especialmente pues, sea emocionante. Y yo estoy deseando aprender, no podré quedarme todo el evento, pero desde luego voy seguramente a aprender y a disfrutar mucho. Muchas gracias también a todas las personas que participan en la mesa redonda y, bueno, bienvenidos al círculo. Gracias. Pido al representante de la Embajada de Italia, el primer consejero Roberto Nocella, de venir aquí a hacer unos saludos. Gracias. Grazie Nicola e queria in primo luogo agradecere al Presidente del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco Lozano, per aver accolto questo evento in questa meravigliosa sala che non conosceva. E queria anche agradecere alla Federazione Italiana di Esgrima, al Presidente Azzi, y a la Real Federación de Esgrima Española, al presidente Pirri y al director general Antonio García Hernández, que nos han ayudado sobre todo para escoger los ponentes de esta mesa redonda. Son los maestros más conocidos tanto en Italia como en España. Es un verdadero honor tenerlos con nosotros. Quería un poco enmarcar este evento. Primero, decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores está llevando a cabo una diplomacia deportiva, es decir, que, entre comillas, utilizamos el deporte para estrechar lazos con otros países y, obviamente, con España son lazos de amistad. Y con las dos federaciones ya hemos organizado un evento en 2022 en la Cancillería Consular sobre alimentación saludable. Y al final del evento hemos regalado un pequeño objeto realizado por un diseñador que está aquí en la sala, Gianluca Pugliese, que es un experto de la impresión en 3D, y era una linterna, porque me dijo un directivo de la Federación Italiana, cuando me daba, digamos, clases telefónicas sobre la esgrima, porque yo no sabía mucho de esta disciplina, que por cierto en Italia es muy conocida y famosa, sobre todo por las medallas olímpicas que nos regala en cada Olimpiada. Y me dijo que anteriormente, en la época antigua, el brazo no armado del esgrimidor llevaba una linterna. Y es algo un poco invisible al día de hoy, porque lo que vamos a ver es el arma, ¿no?, que ataca y defiende. Y entonces hemos pensado de regalar a la selección italiana este objeto. Tuvimos la oportunidad de repetir una iniciativa de este tipo a raíz de la llegada de la selección italiana masculina y femenina en Madrid en este mes de diciembre, a finales de año. Entonces, hemos querido hacer una conexión entre el evento organizado en 2022 y este evento, dándole un poco más de profundidad histórica y con el objetivo de ver cuáles son las orígenes de la esgrima, tanto en Italia como en España, si hay conexiones entre las dos escuelas de esgrima. Y cuál es el impacto en la sociedad contemporánea, ¿no? Cómo se ha evolucionado la esgrima desde la calle hasta las tarimas de los gimnasios o de los estadios cuando hay grandes competiciones. Y entonces un poco un recorrido histórico que queremos compartir con vosotros, y esta iniciativa se enmarca también en un protocolo de entendimiento, de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y la Federación Italiana de
di esgrima, che si chiama La bellezza in un gesto, no? Perché la esgrima evidentemente tiene algo también de estético, no? Es muy bonito ver cómo los dos esgrimidores se encaran, no? En la tarima, y es un deporte de elegancia, rapidez, etc. Entonces, nos surgió la idea de hacer este evento en el Círculo de Bellas Artes, que era evidentemente en Madrid el lugar más adecuado, ¿no? Para hacer un evento que se enmarcaba en este proyecto La belleza en un gesto. Obviamente os traigo también los saludos del embajador Buccino Grimaldi, quien ha hablado de esta iniciativa, le gustó mucho, no puede estar con nosotros porque hay otro acto en el Instituto Italiano de Cultura, pero idealmente nos acompaña. Y a la espera que llegue la selección, toda la selección italiana, porque ya hay algunos atletas en la sala, porque el avión hubo un poco de retraso, quería enseñaros un video sobre este proyecto, La belleza en un gesto. Vale, perfecto. Ahora, inspirado por ese vídeo tan emocionante, vamos a conocer más sobre el tema gracias a la mesa redonda, en realidad una mesa elíptica, pero nos sirve igual. La mesa redonda contará con los maestros Alberto Bonprezzi, Giancarlo Torán y Jesús Esperanza. Y el moderador será el primer consejero Roberto Nocella. Gracias. Nella mia altra veste di moderatore iniziamo, diciamo, le danze e rogaria a cada ponente di presentarsi un poco, spiegare chi è, lo che hace, e comincerò con Alberto Bonprezzi. Cosa faccio, in italiano o in spagnolo? Bueno, voy a intentar hacerlo en las dos lenguas, ¿vale? Pero yo soy de origen italiano, que soy español, ¿vale? Entonces hablo la lengua, estudié aquí en el liceo italiano y luego, bueno, pues me puedo expresar en las dos. No te llevo que yo y mi padre era italiano, quindi sono nato in Spagna, sono sostanzialmente spagnolo, però la lingua la parlo, ho studiato alla scuola italiana, quindi potrei anche fare in italiano. Se qualcuno non capisce, cerco di fare in spagnolo, se qualcuno non capisce poi posso anche tradurlo
Okay. Bueno, pues yo vengo de la competición deportiva, como sabe Jesús, porque empecé con él hace muchísimos años. Y luego, en el año 2001, me retiré de la competición y me interesé por lo que era la esgrima como arte marcial con réplicas de armas históricas. Y eso estaba empezando en ese momento en todo el mundo. Fui de los primeros y desde entonces pues me fui introduciendo y al final me dediqué ya profesionalmente a la enseñanza. Tengo una escuela que enseña esgrima con diferentes tipos de armas. Son espadas desde el siglo XIII, más o menos XIV, hasta el siglo XIX. Desde las espadas medievales de una mano con broquel, que es el pequeño escudo que se usaba para hacer esgrima en el siglo XIV. Y luego ya lo que es la ropera, que es la striscia italiana, que con sola y con daga, y bueno, y otras armas, y luego ya llegando al sable militar, que es del siglo XIX. Entonces, básicamente trabajamos todo tipo de espadas, aunque básicamente lo básico es la ropera con la daga, la espada de dos manos, y entonces es un tipo de esgrima distinta de la esgrima de competición, de la esgrima olímpica, aunque los fundamentos mecánicos lógicamente los extraje en su día de mis conocimientos prácticos como deportista. Y desde entonces me he dedicado a eso, bueno, y esa es mi actividad profesional. Me he dedicado también mucho a la publicación, he publicado académicamente muchos artículos, sigo en ello. He publicado un libro en inglés, voy a publicar otro en español, también explicando un poco lo que es la teoría de la verdadera destreza, que es el sistema español del siglo XVII. Que tiene una fuerte relación con el sistema italiano, como quizás luego podamos comentar. Bueno, no me extiendo más. Gracias, Alberto. Y pasaría la palabra al maestro Toran. Grazie. Si sente bene qui. Io parlerò italiano, perché al contrario del maestro che ha appena parlato, io ho il cognome spagnolo, ma sono italiano da tante generazioni, per cui parlerò italiano. Se non comprendete, parlerò più lento, sì, magari, e nel caso traducetemi qualcosa. Io devo dire innanzitutto grazie a chi mi ha invitato, incominciando dalla Federazione, dall'Ambasciata, dalla Federazione Italiana e quella francese. Spagnola, che gaffe terribile. La Federazione Spagnola, ovviamente, io è la terza volta che vengo in Spagna per motivi di scherma, quindi devo dire che mi sono sempre trovato molto bene. Spagna per me è quasi casa, perché io sono di origine napoletana. Napoli e Spagna sono due realtà molto molto simili, per cui mi sono trovato sempre molto bene e ho sempre piacere di ritornare e parlarne. E per dirvi qualcosa di me, visto che io penso di essere il più anziano di tutti qui dentro, come anni di servizio, però ho iniziato la scherma tardi, ho iniziato la scherma direttamente all'università, perché dove ero io prima a Taranto non sapevo, all'università ho iniziato e devo dire che il virus della scherma mi ha subito catturato, per bene, perché non solo mi piaceva dal punto di vista agonistico mettermi alla prova, e ho avuto una discreta carriera agonistica dal punto di vista appunto come atleta, però mi ha attirato soprattutto dal punto di vista mentale, psicologico. Io volevo capire la scherma, che mi affascinava per questi aspetti. Ecco perché iniziare da adulto porta a porsi tante domande. Nel giro di pochi anni ho dovuto lasciare l'agonismo perché mi mantenevo agli studi senza l'aiuto della famiglia e quindi ho dovuto lavorare e ho pensato di sfruttare la mia carriera schermistica, per quanto breve ma abbastanza ricca di successi, non a livello di Olimpiadi o di campionati del mondo, però a livello italiano, e quindi ho iniziato a fare il maestro di scherma, prima col mio maestro Vittorio Bassetti, che era uno sciabolatore, per dire, non so se tu l'hai conosciuto Vittorio Bassetti, forse no, sei arrivato dopo, il maestro di Marco Romano, di Dino Meglio, di questi personaggi che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi. E dopodiché ho insegnato 6 anni a Salerno e poi sono andato a Busto Arsizio nel 1980,
e ci sono da 43 anni a Busto Arsizio, quindi a Busto Arsizio ho avuto modo di fare tantissime cose, perché la scherma è diventata il centro della mia vita. Ho rinunciato alla scuola, ho rinunciato a insegnare a scuola, avendo già avuto la possibilità di entrare, una pazzia per l'epoca, però mi sono impegnato in tante cose, anche diciamo nella politica federale. Sono stato per 16 anni presidente dell'Associazione Italiana dei Maestri di Scherma e quindi mi sono dovuto interessare di didattica, mi sono dovuto interessare di tutto quello che aiutava la formazione dei nuovi atleti, e spesso sono stato in commissione d'esame. Tu mi ricordavi che anche tu hai fatto gli esami con me, e quindi vedete quanta storia è passata. Bene, il mio interesse, oltre che per queste cose, ho fatto anche ottimi risultati agonistici come maestro nelle gare dei maestri, se si deve dire, ho vinto anche campionati del mondo individuali, queste cose qui le diciamo, ma per me non sono tanto importanti, o forse perché è passato del tempo e quindi è andata. Il mio interesse è stato sempre per capire quello che c'è dietro la scherma, capire il senso della scherma, capire perché gli schermidori si comportano in questo modo, hanno questa mistura. Il mio interesse era per il tempo, la velocità, la mistura, che sono il fondamento della scherma e di cui nessuno parla nei testi, nei trattati. Si dice che questa è la parte importante della scherma, dopodiché si parla di altro, è una cosa che non capivo allora. Allora ho pensato di applicarmi a questo e di parlarne io. E ho scritto anche parecchi libri, parecchi articoli tecnici, e quindi ho collaborato in tanti modi e mi è rimasta questa grande passione per la scherma. Successivamente a Busto Arsizio, grazie al lavoro, alla raccolta, al tempo passato a ricercare queste cose, sono riuscito a costituire un museo della scherma, di cui magari vi farò vedere qualche immagine, che è unico nel suo genere perché racconta la storia e l'evoluzione della scherma, soprattutto nel periodo in cui si trasforma da arte del duello in sport moderno. Quel periodo, riccamente spiegato ed esemplificato con le armi che ci sono, armi da duello, armi da addestramento, le scuole italiane e così via, costituiscono un museo unico nel suo genere, che io davvero vi invito, se passate dalle mie parti, a venire a visitare, perché è veramente bello e ne vale la pena. Ora, prima di passare al seguito e di cedere la parola, ho parlato troppo, prima di passare la parola volevo dire, anche a dimostrare tangibilmente, che mi fa piacere venire qui con voi in Spagna. Ho portato tre libri perché il mio zaino di più non mi consentiva di portarne, e voglio dare il primo, che è la biografia di un campione che è il padre della scherma italiana, che è Giuseppe Mangiarotti, lo diamo Grazie. Al nostro primo consigliere. Il secondo, che è il trattato di Marco Docciolini, insieme, vieni da dentro, insieme alla trascrizione e a tutto il resto che ne ha fatto Silvio Longhi, che è quello che ha dato gran parte del materiale del museo. E Silvio Longhi, proprio noi della Lorae, abbiamo fatto stampare questo libro con i suoi disegni originali. Così penso di aver intonato abbastanza il personaggio. Va bene, io mi fermo qui. Grazie. Grazie, maestro. Allora, passerei la parola al maestro Jesús Esperanza. Bueno, buenas tardes. Hablaré en español porque sí. En italiano no funciona. Bueno, para que me conozcáis un poco, yo empiezo a hacer esgrima a los 11 años en el colegio, luego paso a un club y de ahí desarrollo toda mi carrera deportiva con mi maestro, que es Joaquín Campomanes. Digo que es porque un maestro siempre es, nunca deja de ser tu propio maestro, ¿no? Y he sido 7 veces campeón de España, he estado en muchos campeonatos del mundo, he sido olímpico en Moscú, en Seúl, en Barcelona. Y luego también he estado como entrenador del equipo nacional, Carlos Llavador, que es el floretista más fuerte que ahora mismo hay, que está trabajando en Frascati con el maestro Fabio Galli. Y ha trabajado conmigo durante, yo lo cogí con 15 años y estuvo trabajando conmigo hasta más o menos los 25 años, donde ya fue medallista de bronce en Campeonato de Europa y luego ya ha pasado a Frascati a trabajar con Galli, porque necesitaba unos puntos de referencia superiores que aquí no tenía. Paralelamente a mi actividad deportiva,
he creado una metodología de la enseñanza para actores y para actrices. Entonces, donde en su momento pensé cómo podíamos dar clase a actores y actrices de esgrima. Yo enseño esgrima. La base es que al final hay que trabajar a cara descubierta y es un riesgo. Entonces, mi metodología desarrollo una serie de pautas de seguridad a través de una serie de ejercicios para que la seguridad esté completamente cubierta y el riesgo sea mínimo. Entonces, esta metodología me ha llevado a trabajar, sobre todo en teatro, con grandes directores y actores en España. He hecho un montón de montajes desde Hamlet, Scaramouche, Cyrano Bergerac, etcétera, etcétera. Trabajo menos en cine, pero sobre todo trabajo en teatro y en el Teatro Real también, el Trovatore, no sé si hay un vídeo por ahí. Y además he creado mi propia escuela de esgrima, que estáis todos invitados, algunos alumnos están aquí, que está en la calle Academia, muy cerca de aquí, en la calle Academia número 6, donde si estáis invitados, si queréis ir a visitarla, allí estamos. Y poco más, muchas gracias. Luigi, vuoi dire qualche cosa? Un saluto. Io sì, volevo fare portare. Posso parlare anche? Sì. Vieni. Mi avvicino a te, maestro. Vai, così. Allora, buonasera a tutti. Permettetemi di salutare e ringraziare a nome del presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, il direttore del circolo, il padrone di casa, e il direttore della Federazione Italiana della Federazione di Scherma Spagnola. Siamo alla 14ª edizione del progetto La bellezza in un gesto, come ricordava prima anche Roberto, il secondo a Madrid, il terzo se vogliamo parlare dell'ambasciata d'Italia, perché ne abbiamo fatto uno a Barcellona con la nazionale italiana di spada, con Rossella Fiammingo. E permettetemi anche di ringraziare il consigliere Nocella, che con il suo profondo impegno ha reso possibile tutto questo. Oggi siamo qui a parlare di storia della scherma con tre grandissimi esperti: Alberto Bonprezzi, il maestro Toran e Jesús Esperanza Fernández. Vi ringrazio a nome del presidente Paolo Azzi. Adesso però mi voglio rivolgere agli atleti che sono lì, oggi siamo qui a parlare con loro di scherma e di storia della scherma. Oggi siamo qui a ribadire il messaggio che parlare della storia del nostro sport è una forma di attaccamento alla nostra identità, alle nostre radici e alla nostra tradizione. Condividere questo momento di contaminazione culturale con i nostri cugini spagnoli ci dà l'opportunità di crescere ed allargare i nostri orizzonti. La Federazione Italiana Scherma crede fortemente nel valore sociale e culturale dello sport, come strumento per potenziare e rafforzare il capitale umano, perché una donna migliore e un uomo migliore sono per forza di cose atleti migliori. Grazie Luigi, grazie all'impegno della federazione, come dicevo prima, al presidente Azzi. Impegno per questo tipo di attività con le ambasciate e i consolati. Io volevo un po' entrare nel vivo delle questioni, che sono tante, anche facendo magari delle domande che per i maestri saranno banali. Però volevo chiedere, quando nasce la scherma e in che forma e in che paese? Chi può dire la scherma è nata qui? Siamo i padri della scherma, oppure ci sono più padri, più madri? Questa è la prima domanda che rivolgerei ad Alberto e a tutti voi. A me. Io credo che possiamo rispondere tutti e tre, perché penso che ognuno poi dia una sua particolare impostazione. Io comunque credo di... Cioè, io faccio brevemente, ok? Perché saranno molte domande. Io credo che la scherma... poi faremo anche la definizione della scherma, ma la scherma, come la sento io, un po' per l'esperienza che io ho, veramente quando viene a nascere nel XVI secolo, fine del XV secolo, qui... in Spagna il Covarrubias, che è il primo dizionario della lingua spagnola del 1611, viene chiaramente descrive quello che è un gioco volgare, un gioco delle persone abbastanza violento, nel quale giocano con delle spade che non sono vere
e dice testualmente che fra gioco e gioco si fanno ogni tanto abbastanza male, perché si menavano, e infatti questo è una, quindi è una simulazione del duello con delle spade false, con delle spade che non hanno né filo né punta, e questo è come viene definito, come l'ho presa io, soprattutto per la mia impostazione pratica, per quello che faccio. Quindi è una simulazione di un duello che si fa con delle spade nere, che si chiamavano in spagnolo, non so se in italiano sia uguale, perché non venivano pulite, quindi uscivano e restavano tutte scure, e si usavano per fare scherma. Il maestro le doveva mettere lui a disposizione degli allievi, erano per terra, quindi la gente si levava la sua spada vera, prendeva quella finta per quella da scherma e schermiva con i compagni. Però era un gioco che aveva tutta una sua violenza, perché si facevano male, spesso si arrabbiavano, e quindi ci sono dei consigli dei maestri che dicono: tieniti vicino la spada vera perché forse ne hai bisogno, perché si prendevano dalla barba, tiravano giù il cappello, perché tiravano col cappello per proteggersi. E qui alla Plaza Mayor ci furono dei giochi e uno dei maestri perse un occhio, perché si battevano con molta forza, perché il re aveva deciso di dare dei presenti a coloro che tiravano meglio di scherma, e quindi tiravano tutti forte, e quindi l'arte andava persa, e cominciavano a fare un po' come uno sport, no? Solo che non avevano protezioni, quindi si facevano male. E questo è un po' la scherma, e poi chiudo qui un po', per questo in Spagna poi viene chiamata destrezza, verdadera destrezza, perché la scherma è volgare, è una roba violenta praticata da gente che normalmente è gente della classe media, che pratica scherma perché si diverte, verrà un militare che si chiama Pacheco Narváez, che poi sviluppa un metodo teorico e una forma pratica per opporsi a questo tipo di gioco, e li sconfigge tutti con questo suo sistema, che è usare una spada più pesante senza il bottone di protezione, perché lui dice che è basicamente una posizione alta e mirando verso il viso. Quindi avevano tale paura di prendersi una botta in un occhio o in bocca, che ti spaccano i denti, che cambiava tutta la scherma. E allora lui, e da lì poi diventa il maestro del re, il maestro maggiore in Spagna, e impone il suo metodo su tutta... E questo, quindi la scherma sarebbe... per finire qui, sarebbe questa: giocare con le spade nere e non le spade vere. Sarebbe questo, come la prendo io. Maestro? Parlo io. Allora, la mia opinione è questa, che per poter dire che cos'è, quando nasce la scherma, bisogna prima mettersi d'accordo su che cosa significa la scherma. E la scherma come la intendiamo noi oggi è una cosa assolutamente diversa dalla scherma come si intendeva ieri, come si intendeva all'inizio. E c'è stata tutta una serie di cambiamenti, perché anticamente gli uomini che facevano la guerra, sostanzialmente la scherma era un'arte marziale, quindi serviva per la guerra, e avevano come obiettivo quello di saper usare tutte le armi. E qual era la definizione che si dava allora della scherma? La scherma è l'arte di offendere e di difendersi con l'arma bianca, questo si diceva che fosse. In realtà poi le cose sono cambiate parecchio, perché a parte quello che è successo nell'antichità, i cambiamenti di cui magari poi parleremo, delle armi, delle armature che hanno portato a stili diversi, poi arriva un momento in cui appare l'arma vigliacca, l'arma nera, la polvere da sparo, che permette di sparare, di colpire, di uccidere un uomo senza guardarlo negli occhi, senza presentarsi. Voi avete presente i militari che si salutano così, sapete perché si salutano così? Si salutano così perché c'era l'elmo e si presentavano sollevando la celata e mostrandosi e presentandosi. Allora un duello, uno scontro, aveva un che di nobile, perché la cavalleria, i cavalieri, le persone che avevano un'onorabilità non ammazzavano per ammazzare. C'era un rituale che poi si è perfezionato nelle varie tipologie di duello.
Quindi queste persone sono passate da questo tipo di scherma, quando è arrivata l'arma vigliacca, abbiamo detto, non è diventata più la spada, l'arma simbolo, un'arma da guerra, è diventata un'arma sempre più leggera, mentre prima era diventata sempre più pesante, un'arma che rappresentava, era un simbolo dell'appartenenza sociale. Chi poteva portare la spada? Tutti, no? Potevano portarla solo i gentiluomini, i nobili. E questi gentiluomini nobili si allenavano, perché se non andavano più in guerra con la spada, andavano però sul terreno per difendere il punto d'onore. E prima di andare sul terreno si erano allenati tanti anni in palestra con il maestro che gli spiegava come fare, che gli insegnava come fare. Se non che questo succedeva quando ancora non c'era la maschera che noi adesso abbiamo e che ci protegge. Gli occhi saltavano con una certa facilità. Allora è per questo che nasce, mi capiranno gli schermidori, ma voglio semplificare, la convenzione la chiamiamo noi. La convenzione significa che quando succede il colpo delle due vedove, mi traduci in spagnolo il colpo delle due vedove, per favore, il colpo doppio. Della sviuda. Ma cosa vuole dire? Che ci colpiscono tutti e due. Ecco, quando succede questo, naturalmente arrivano due vedove, dei poveri schermidori che si sono affrontati, ma nella scherma questo non deve succedere. Allora si stabiliscono, per l'allenamento, per evitare incidenti, delle regole. Le regole quali sono? Quelle che noi oggi grosso modo conosciamo come sotto forma di convenzione, cioè se io attacco per primo, cerco per primo di colpire l'altro, l'altro non deve tirare sul tirare e colpirmi mentre io tiro, sono partito per primo, l'altro ha il dovere di parare. Se invece tira, ho ragione, l'arbitro, il giudice darà ragione a me. Se invece l'altro para e risponde, allora in caso che io continui e che ci sia un colpo doppio, la ragione è la sua. E ancora la terza regola fondamentale, che se uno dei due ha il braccio disteso con l'arma in linea rivolta al bersaglio dell'avversario, prima di toccare l'altro deve spostare il ferro dalla linea e poi subito dopo toccare. Grazie a queste regole si forma quella che è la convenzione moderna, che è un po' un artificio, perché poi in duello questo non succedeva tanto bene, cioè succedeva che uno che aveva tanti anni studiato come fare la scherma in sala di scherma si trovava poi in duello con uno che aveva un tempo, che sapeva tirare magari istintivamente e non si riusciva più a toccare. Da qui nasce anche la rivoluzione spadistica moderna che ha portato a quello che voi conoscete. Però mi fermo, se no è troppo lunga la storia. Grazie. Ce n'è tantissimo volendo. Non sto d'accordo, maestro. Non sto d'accordo. Lo che hablas della convenzione, a mi juicio, es una opinión, no quiere decir que yo esté en posesión de la verdad. La convención del fioreto y del sable, yo creo que viene del duelo, porque yo creo que los maestros de esgrima, cuando enseñaban a alguien para batirse en duelo, la lógica era, le decía el maestro, si alguien te sorprende y te va a matar, tú no puedes decir, si tú me matas, yo te mato. Tiene siempre que prevalecer el sentimiento de vivir. Y estas reglas que se utilizaban los maestros cuando la gente se batía en duelo, al final se convierten en reglas deportivas. Por eso, y que me perdonen los espadistas, en España se dice mucho que la espada es el arma más cercana al duelo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. El arma que más se acerca al duelo es el fioreto. Porque si alguien me va a matar, yo tengo que defenderme. Una vez que yo he parado el ataque, yo inicio mi respuesta y es él el que tiene que sentir que si se queda, si continúa, va a morir. Y él debe sentir que debe defender su vida. Igual que la línea tiene prioridad sobre el ataque, porque en un duelo nadie en su sano juicio va a atacar sobre algo que le va a matar. No se va a suicidar, no se prima el suicidio. Entonces yo creo que el florete es el arma que más lógica tiene con respecto al duelo. Luego hay una cosa que quería meter. Todos hablamos de la esquerma, la elegancia, lo bonito. Ahora, estos son instrumentos que pinchan y cortan, y cortan cuellos, cortan brazos. Están pensados para matar y herir. Esa es la realidad.
Después lo podemos, evidentemente, evoluciona y se convierte en una actividad lúdica y deportiva que es fantástica. Para mí, como definición, la esgrima es la actividad humana de ataque y defensa con armas blancas, que por un lado transita a lo largo de la historia y está íntimamente ligada a la cultura, al teatro, al cine, a la literatura. Shakespeare o Calderón o Lope no iban en calzoncillos tirando una pelota o un cesto, no, hacían la esquerma, no el baloncesto, no el cacho, el fútbol. Entonces, esto es importante para mí. Es una particularidad que tiene la esgrima como deporte que no tienen otros, que es nuestra historia, nuestro bagaje, que la esgrima deportiva hemos perdido y lo hemos olvidado. Y ahora yo, la gente que está trabajando y haciendo la esgrima histórica, creo que han hecho una gran labor porque hemos rescatado ese patrimonio que tiene la esgrima que no tienen otros deportes. Y además la esgrima es uno de los deportes fundadores del movimiento olímpico moderno. En 1896, en los Juegos de Atenas, la esgrima es uno de los deportes fundadores. Y ya por último, quería hacer una, no sé si lo podéis traducir al maestro, que es de una nota, diríamos, un párrafo que habla el maestro León Brutin, que es un maestro francés que trabajó en España, y dice, si lo podéis traducir: el arte de la esgrima no es el resultado de la invención de un solo hombre, ni la obra de un día. Cada época y cada necesidad han llevado un elemento nuevo, pero existiendo siempre un fundamento genérico e inmutable. Para mí la esquerma es esquerma. En el 16, en el 17, ahora siempre es esgrima. Y ya por terminar, yo creo que el punto de inflexión donde la esgrima se hace más pensada, que es en Italia y en España fundamentalmente, es cuando se utiliza la espada como arma ofensiva y como arma defensiva. Porque antes estaba el escudo, el broquel, la daga, siempre había dos elementos. Pero cuando ya solamente utilizamos un arma, tanto para ofender como para defender, es cuando empieza la esgrima pensada. Y es un punto de inflexión donde creo que tanto Italia y España son los países que inician ese movimiento que llega a nuestros días con la esgrima deportiva. Sí. A propósito de esto, luego lo voy a traducir al italiano, pero lo que dice Jesús, en parte es... O sea, Puedes estar en desacuerdo, ¿eh? No, pero estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que comentas sobre la evolución de la daga. En realidad, cuando se eleva la teoría, porque la práctica puede ser muy buena con la daga, pero cuando se eleva la teoría, aquí en España se hace con la destreza y se hace solo con el arma, solo con un arma. Porque es cuando se puede elevar el discurso teórico. En el discurso con la daga es completamente práctico. Puede ser más útil para defenderse, pero no tiene tanto interés desde el punto de vista del desarrollo teórico. Volevo mostrare questa immagine con cui pensavo di iniziare, perché a proposito dell'antichità della scherma come arte, a proposito del fatto che, tiro una cifra, ci sono più di 4.000 trattati di scherma sia come giurisprudenza del duello, sia come tecnica della scherma. Non c'è nessuno sport che abbia questo retroterra culturale. Quindi accompagnano questi trattati, quelli che abbiamo recuperato a partire dal 1200 in poi, perché ci saranno stati anche altri prima, ma non tutto si riesce a trovare. Ora, questo bassorilievo che vedete sono immagini a grandezza quasi naturale, trovati sul Tempio di Ramesse II a Madinet Abu, risalgono a 1200 anni prima di Cristo. E se voi vedete, avete due schermidori, naturalmente hanno un bastone che simula un'arma di taglio, quella che usavano gli egiziani, e vedete il guardamano, è come una sciabola. Hanno la maschera perché hanno la parrucca e la maschera legata alla parrucca. Hanno quell'altro braccio alzato perché l'altro braccio porta delle tavolette che si vedono meglio in altre, paravano con quel braccio, con la tavoletta, e colpivano con questo. E vedete alla destra c'è l'arbitro pronto a intervenire, ancora più a destra c'è il cortigiano che saluta la corte del faraone, il bassorilievo è molto lungo, mentre a sinistra vedete scene di lotta.
quindi erano esibizioni alla corte del faraone degli sport marziali che i guerrieri dovevano conoscere. E questo, ripeto, 1200 anni prima di Cristo, è una cosa che vi fa pensare alla spada, alla scherma, e quindi insegnare a capire come si fa la scherma è una cosa che ha accompagnato l'uomo per millenni, e quindi ha una nobiltà storica incredibile da questo punto di vista. Domande? Non so se Luigi vuole fare una domanda. Io volevo capire da Jesus, perché prima hai detto che il fioretto è l'arma per eccellenza e non la sciabola. Volevo, siccome siamo tutti sciabolatori, ho detto io. Volevo difendere la nostra arma. El sable in teoría viene del caballo, os falta el caballo, el ¿cómo se dice caballo en italiano? Cavallo. A mí me gusta el florete porque es de estocada, es más efectivo, más la punta, las acciones de estocada son más mortíferas porque realmente atraviesas y tocas órganos vitales. El sable es más, diríamos, menos peligroso en ese sentido. Pero yo me gusta mucho el sable también, ¿eh? O sea, me gusta el sable. Allora, de hecho, en la esgrima escénica, cuando yo enseño a los actores, yo enseño esgrima. Yo enseño sable, primo sable, dopo el fioretto, dopo la espada y la daga, dopo la espada medieval, incluso la navaja, no sé cómo se dice, sí, un poco de todo, sí, ¿no? Sí, sí, pero en la esgrima escénica lo que se enseña es esgrima. Luego hay una serie de ejercicios y de pautas de seguridad para evitar el riesgo que supone, básicamente el riesgo son los ojos. Claro. Evitar que la punta esté en los ojos, que cuando atacas, si se te olvida la parada al compañero, tengas la capacidad de bloquear y no partirle la cabeza, y que sea creíble, evidentemente. Entonces, los sablistas también los quiero también. Allora, io avrei due domande, insomma. La prima domanda è: da dove nasce la parola scherma? E almeno in italiano, no? Scherma è simile a schermare, quindi dà più l'idea della difesa piuttosto che dell'attacco, no? Di dove nasce la parola esgrima? Y luego otra pregunta, como estamos en esta sala donde hay grabaciones de Goya, ¿no? Sobre la tauromaquia, ¿no? Se ha hablado de la destreza, ¿no? Si hay puntos de conexión entre un duelo de esgrima y la corrida. ¿O no? La corrida de toros. No, en término de que habéis utilizado de destreza, ¿no? Sí, para la destreza. Con los toros, estás hablando de los toros. Sí. Ah, sí. Bueno, no sé si quieres decir. No, hay conceptos. Los toros no tienen nada que ver. O sea, el matador al final con el estoque mata al toro. Pero sí hay elementos que tiene la esgrima. Cuando el torero está toreando, tiene que sentir el momento que le pasa la capa o la muleta con el toro, llevarlo, dirigirlo, y ese sentimiento del momento, la distancia. El torero tiene que saber en qué distancia puede meterse y no meterse. Ese sentimiento de la misura, de la distancia, es un poco la esgrima, es igual que el boxeo. El boxeo tiene mucha esgrima y se habla de la esgrima del boxeo. Lo único que no tienen instrumentos y tienen puños. Pero esos que decía usted, maestro, que es la base de la esgrima, el momento o el tiempo que se llama, el tempo, la misura y la velocidad, y luego dopo la interacción con el contrario, la inteligencia. Porque la esgrima, yo creo que es uno de los deportes que está considerado más completos, porque no solamente desarrolla una parte física, sino desarrolla una parte intelectual. Hay una interacción con el contrario. Yo quiero engañar, quiero ser más listo que él. Todos son... Hay primeras intenciones, pero hay segundas intenciones. Aunque luego todo se reduce a un poco a la simplicidad. Yo, donde empecé a hacer esgrima, era un profesor en el colegio, que fue campeón de España y fue olímpico en Roma. Y este hombre aprendió con un maestro italiano en Melilla, el maestro Enrique Boschini. Dice la leyenda que el maestro Enrique Boschini salió de Italia porque había matado a alguien en un duelo. Eso dice la leyenda. Y entonces va a Melilla y empieza una sala de esgrima y da clases de esgrima a quien con el que yo empecé.
Y este maestro, que era alumno del maestro Bossini, me decía, mira, el maestro Bossini decía que la esquerma es la bota diritta, cavazione y como mucho la finta y cavazione, finito. En buen tiempo ve la mesura y basta. Y eso es un poco la esencia de la esgrima. El golpe recto, el pase y como mucho uno o due. Y ya está. Y ya por terminar esta cita así, el maestro Francisco Román, que lo he leído, que lo habrás leído, decía... Sí. Que un paso indietro, lo hablo un poco en italiano, un paso atrás, un romper, es esgrima. Sí. Dos o más es cobardía. Es cobardía. O cobardía. Añasco, era Francisco Añasco. O Añasco. Francisco Añasco. Voglio raccontare un piccolo episodio perché serve a far capire perché la scherma è diversa. Voi, chi di voi si ricorda di un pugile italiano che si chiamava Nino Benvenuti? Ve lo ricordate? Era uno schermidore molto elegante, molto bravo, i suoi incontri hanno avuto grande risonanza e grande successo. L'ho incontrato una volta a Roma e gli ho detto mi è sempre piaciuto il suo pugilato perché ha molto della scherma. Lei faceva molta scherma e lui ha sorriso, ha detto è vero, me l'hanno detto in tanti, sono felice di questo. Ora provate a dire a uno schermidore che fa un bel pugilato quando tira di scherma e vedete se è contento. Beh, comunque non è tanto, io ho provato perché quando ero bambino facevo karate e allora molti anni fa facevo già scherma, poi ero passato anche sulla scherma storica e un mio amico che fa karate mi dice beh perché non vieni e provi, molti anni fa tu avevi il cinturone nero e tutto, sono andato e invece di battermi con la sinistra davanti ho provato con la destra davanti e mi difendevo ottimamente perché uno schermidore, per quello il pugilato antico lo facevi con la destra davanti perché se sei uno schermidore il bastone te la cavi bene con la spada, cioè, hai il braccio destro è forte quindi usi il sinistro come se avessi una daga con la mano libera e col destro ti difendi e meni. Ovvio, sei fuori le regole, cioè perché tutti questi nel karate non contano i colpi di diritti, se non vengono da dietro, però tu ti puoi difendere, perché ovviamente la scherma alla fine è un'arte marziale, tu devi adattare quello che sai fare al combattimento senza l'arma, che siamo molto meglio con un'arma nelle mani ovviamente, però che uno potrebbe. È più difesa o attacco la scherma? Dipende dal contesto. ¿Defensa o ataque? Sí, depende del contexto. Bueno, Pacheco de Narváez, que es el maestro español del siglo XVI, que era muy católico, o sea, era muy religioso, él decía que no enseñaba su método, no enseñaba a matar, sino enseñaba a defenderse. Pero si tenías que matar, matabas, claro. De hecho, él decía, en la ofensa ya harás la defensa. Entonces ahí es un poco... Es que en la ofensa troverás la defensa, diceva questo maestro. Il discorso non è evidente, cioè non è una cosa semplice. Certo, è una cosa molto complessa, però bisogna capire anche perché è cambiata tanto la scherma, no? Una volta si diceva la scherma è semplice, devi colpire e non farti colpire. Sì, infatti. Ma con la scherma sportiva siamo su un'altra dimensione. Devi colpire più volte di quanto colpisce lui. Tu puoi morire 14 volte, l'importante è che lui muoia 15, hai vinto. Quindi altro che non cercare il colpo delle due vedove. Perbacco, nella spada, che è l'arma, si dice, più realistica, la ricerca del colpo doppio è una tattica importantissima per chi è in vantaggio. Chi è in vantaggio cerca il doppio, perché così vince con più facilità. Questo non ha niente a che vedere con la scherma di una volta. Ci sono le regole, ovviamente. Però devo dire sempre che la scherma olimpica moderna, con i suoi regolamenti, con il suo agonismo anche esasperato, anche se non ha più quelle caratteristiche, però sviluppa in modo eccellente il tempo, la misura, la velocità. Non c'è dubbio da questo punto di vista. Certo è che molte delle cose che uno schermidore moderno fa non le farebbe se avesse di fronte una punta vera. Certo, ma non si può cautela. Visto che questo non succede, e allora via,
posso rischiare di prendere delle botte, ma intanto capisco, intanto mi rendo conto e ho 15 botte, o posso morire 15 volte, ho 15 certo, ma è una questione di contesto, cioè alla fine dobbiamo sempre fare delle concessioni per motivi di sicurezza. Quindi quando vai nello sport, lo sport ha le regole, ti adatti alle regole per vincere, non cerchi più il realismo. Questo è successo, ecco. io dal punto di vista come... passato dalla scherma agonistica sulla scherma storica, poi si è sviluppato poco a poco i tornei nella scherma storica, stanno trovando gli stessi problemi che si sono già risolti nella scherma sportiva molti anni fa, perché il discorso è che le regole cambiano tutto, tu ogni volta che cambi le regole cambi come tiri e poi non si avvicina mai alla realtà, perché come vuoi vincere devi fare i punti, quindi la mentalità di fare i punti, c'è lo stress, però è lo stress agonistico, ma non può esserci lo stress del duello, perché uno morirebbe. Quindi, questo non, quindi l'altra cosa che si fa è che non ci siano gare, e allora tiri, però non c'è lo stress. E quindi devi sempre trovare un equilibrio. Questa spada spagnola che c'è nel museo originale. E la possibilità di toccare queste lame e di sentire la rigidità delle lame. Le lame di una volta avevano un'altra sezione ed erano fatte per penetrare. Le lame di oggi sono fatte per la sicurezza, si devono flettere e quindi assomigliano più a canne da pesca in certi momenti. Però lo sport moderno ha portato a utilizzare anche la canna da pesca, per cui i colpi di fuetto con quella spada non si potevano tirare. Con le armi moderne non solo si possono tirare, si tirano come persino di sciabola, dove una volta sul regolamento c'era scritto che le stoccate andavano portate francamente di taglio oltre che di punta, quindi una botta tirata di piatto non era valida, ma l'arbitro come la vede la botta metà di taglio, metà di punta? Per cui poi la segnalazione elettrica ha portato al fatto che mentre nella spada per toccare l'avversario, la lama, la punta deve arrivare sul bersaglio con un peso superiore a 750 grammi. Nella sciabola basta uno sfioramento e quindi è molto più favorito l'attacco. Ecco perché gli sciabolatori pronti a voi devono partire, non possono dormire se non hanno una superiorità di tempo notevole. Quindi cambiano le regole, cambiano i mezzi, cambiano le lame e cambia quello che deve essere la scherma moderna. Ma ripeto, tempo, velocità, misura ci sono sempre e sviluppate anzi in maniera esagerata, perché non essendoci il rischio di morire posso permettermi di tentare a strade nuove. E poi c'è solo una cosa, io ho verificato sulla pratica che più leggere sono le lame più forte devi essere. Cioè una lama più pesante è più per un uomo normale, non ha bisogno di essere un atleta. Se la lama è leggera devi essere un atleta se vuoi vincere, se vuoi, perché puoi andare così veloce come va la lama. Quindi le gambe hanno bisogno di essere molto più forti se la lama non pesa. Quindi sembra strano, ma quando la lama è più pesante devi conoscere la spada e sapere gestirla con il corpo, quindi il corpo deve muovere l'arma e diventa una scherma diversa, perché devi usare tutto il corpo per muovere la spada che pesa e non puoi andare così veloce. Quindi un uomo normale ha più possibilità di esprimersi in maniera buona, in maniera efficiente, con un'arma più pesante che con una leggera, che è giusto per atleti, deve essere giovane, forte, veloce. Sì, è vero. Posso chiedere se esiste, quali sono le caratteristiche della scuola italiana, la scuola spagnola, la scuola francese, e se esistono delle scuole oltre l'Europa, insomma. Se ci sono, sappiamo che ci sono dei paesi che sono adesso molto forti nella scherma e hanno un retroterra intellettuale dietro di sviluppo del pensiero sulla scherma. Vedia, quali sono le sei scuole principali a livello nazionale? Attuali. La scuola francese è molto definita, anche ha cambiato bastante. Io mi ricordo in mia epoca, la scuola francese era molto elegante, molte azioni sopra il hierro, ligamenti, non ligamenti, opposizioni, era molto elegante. La scuola italiana per me era più... más efectiva, más práctica, ¿no? Más simple, ¿no? Quizás, no es que también tiene toda su teoría y su técnica, pero la posición va más en pronación con la tercera aquí, cuarta, y yo creo que también la escuela italiana de alguna manera
creo, ¿eh? Porque hay veces que yo me equivoco, que aquí hay mucho italiano, me pueden dar. Creo que es un punto de inflexión el floreto. Yo controlo el floreto. Las demás armas las conozco, pero no las trabajo. Yo creo que un punto de inflexión es el maestro Livio di Rosa en Italia, cuando empieza a trabajar en Mestre, y ahí de alguna manera hay como un cambio, porque yo de alguna manera, esa es mi época, y yo creo que a partir de ese momento que cambia la esgrima un poco italiana, que va con la ausencia del hierro, el momento, fuera la hoja, siempre tú no puedes encontrar esto, y toda esa esgrima del tiempo y la distancia, sí, la mesura, sí. Fundamental. Yo creo que hay un punto de inflexión desde ese momento. C'è un motivo, posso spiegarlo, perché questa è una cosa a cui mi sono applicato parecchio per capirlo, ho conosciuto Di Rosa, l'ho frequentato a lungo, ho seguito i suoi stage, e non era una persona facile dal punto di vista del dialogo. Però Di Rosa, che è stato in giro per il mondo, è stato in Egitto, è stato in Cecoslovacchia, lui ha guardato quello che funzionava. Noi avevamo una scuola rigida, per cui le cose si facevano in quel modo, e solo quello era il modo giusto. Ma intanto le cose stavano cambiando. Perché? Perché era arrivata la segnalazione elettrica. Prima di allora si faceva vedere un incontro di scherma, due persone sulla pedana, una presidente di giuria, si chiamava, non arbitro, e quattro assessori, due guardavano il bersaglio di qua, due guardavano il bersaglio di là, quindi pronti a voi, la stoccata alta, l'attacco, tocca, stressore, tocca, a sinistra, parato, la risposta, era una cosa velocissima, liti, non c'era mai la certezza della stoccata, tutti si lamentavano, e soprattutto quindi la scherma che bisognava fare doveva essere visibile all'arbitro, per cui la botta doveva essere classica, doveva essere precisa, plastica. Poi con il fioretto soprattutto elettrico, nel 56 arriva il fioretto elettrico, la segnalazione elettrica stabilisce che la botta è arrivata anche se l'arbitro non l'ha vista. Se è accesa la luce vuol dire che ho toccato, e allora se io invece di toccare così tocco così nel fianco, prima non me l'avrebbero data questa botta, adesso me la danno. Allora se posso toccare così e posso essere più veloce, l'arbitro riesce a vedere la precedenza del braccio o vede meglio le gambe? L'arbitro vede le gambe e quindi non dà più ragione alla linea, all'attacco portato col braccio. Però adesso c'è un errore. Ha distrutto, questo ha distrutto la scherma. E il grosso problema della FIE e della Federazione Internazionale e che hanno un regolamento vecchio di più di 100 anni e non hanno il coraggio di cambiarlo. Però gli arbitri devono giudicare secondo una norma non scritta che se la passano fra di loro. Ogni tanto arriva qualcuno e dice no, ha ragione questo perché ha alzato il sopracciglio prima, gli sciabolatori mi capiscono perché nella sciabola c'è tantissima contestazione sulle precedenze e la scherma oramai si fa al centro pedana e raramente fuori, perché è in quell'attimo che l'arbitro decide. L'arbitro ha ancora in mano il successo o l'insuccesso dello schermidore, e questo non va bene. Perché? Perché il regolamento non corrisponde, il regolamento vero non corrisponde più a quello scritto, e questo è un danno grave, dovrebbero farlo. Ecco, questo è uno dei motivi, forse il principale. Di Rosa cosa ha fatto? Ha visto che se invece di stare in guardia così, stava in guardia così, creava una difficoltà. Lui andava avanti con le gambe, l'altro tirava, lui concludeva, gli davano ragione. Allora perché devo fare una cosa diversa? Faccio questa perché mi dà ragione. E così si è sviluppata questa scherma. Si è sviluppata prima il coupé, che prima si chiamava la tagliata, coupé francese, hanno preso l'italiano, e noi adesso copiamo i francesi e diciamo coupé è una scherma tipicamente italiana. Poi il coupé lanciato diventa il colpo di fuetto, parola francese perché il fuetto è la frusta, e quindi adesso il fioretto riesce a toccare dietro la schiena, dietro i bersagli che l'occhio non vede, e quindi è cambiata completamente la tecnica del fioretto. Se restiamo sul fioretto di una volta, sulle armi di una volta, quando c'era il duello, quando c'era la realtà della punta, la realtà della morte possibile, allora le cose cambiano radicalmente. Ma quella scherma oramai non c'è più, no. Si può cercare di riportarla fuori, perché adesso con la scherma storica anche in Italia, ma anche lui, partecipano a gare
dove c'è però la giuria umana, sì, e quindi anche lì il problema si pone sempre, si pone sempre. Ecco che queste difficoltà portano a capire come la scherma possa cambiare in modi non sempre gradevoli, perché quando cambiano degli aspetti fondamentali della scherma come quello della precedenza, quelli che vengono da qualche anno prima dicono che schifo, che brutto, non è una cosa bella. Però io, che ho letto molto nel corso dei secoli, e scopro che anche i personaggi che erano dei campionissimi e che poi hanno puntato il dito contro le degenerazioni, ai loro tempi venivano considerati dei degenerati anche loro, perché già avevano fatto questo. Quindi è una conseguenza del cambiare dei tempi. Sì, eso es un problema del arbitraje. Yo me peleo mucho con, sobre todo al florete. Me peleo con los árbitros o con la comisión de arbitraje. Yo he sido árbitro internacional, yo tenía el título categoría A a todas las armas, he arbitrado también al sable y florete, y en la Olimpiada de Atlanta también arbitré en la Olimpiada. El problema de los árbitros es que primero se creen dioses, por un lado, y yo soy árbitro, pero o he sido árbitro. Hay un reglamento y los maestros de esgrima trabajamos con ese reglamento. Pero hay momentos en los que un grupo de árbitros, porque se les ocurre, dicen, para mí yo interpreto que ahora el ataque, esto yo espero, por ejemplo, al florete, que esto es un debate que tengo, el florete que va aquí, andando adelante, esperando, espera, espera. Y cuando el otro hace un fondo, y ataque. ¿Cómo que ataque? Ataque sobre la preparación. Y este es el error. El error para mí que cometen ellos. ¿Qué ocurre? Que nadie unifica esos criterios. No dice a los árbitros, no, oiga, esto es así. Y es un debate eterno. Es la Federación Internacional la que tendría que coger y decir, señores, los criterios al sable o al florete son estos. Y usted tiene que hacer esto. Usted es un juez, usted no hace las leyes están, usted aplica las leyes. No, yo es que pienso, no, usted no piense, usted aplique el puto reglamento, coño. Eso es lo que es. Pero ¿qué ocurre? Pero es un problema de la Federación Internacional que debe ponerse seria, porque yo he estado, cuando estaba de árbitro, íbamos, estás de arbitraje, campeonato del mundo, al florete, estás de florete. Pues vamos a definir que la línea es esto y si yo hago la línea, bueno, lo que fuese. Y todos, sí, todos los árbitros. Salíamos y los franceses decían, yo sigo, esto está bien. Salían los rusos, no lo voy a hacer eso, no lo voy a hacer, me parten la cabeza. Con lo cual, los franceses, y si van a aplicar esa norma, los rusos, húngaros, polacos decían que no. Con lo cual, como no hay una unificación de criterios en una pista, un árbitro define ataques sobre la preparación, pero te vas a otra pista y el otro árbitro define que esto no es ataque sobre preparación. Entonces, el maestro y el alievo, el esgrimidor, no sabe qué hacer, qué esgrima hacer. Y es un problema grave. Sobre las escuelas nacionales, ¿tú qué quieres decir? Sí, hay escuelas nacionales. Sí, pero yo hablaría más antiguamente, ¿no? O sea, antiguamente yo las escuelas, me faccio un italiano poi cerco che sempre guardate questa botta, cioè è lui che tira a sinistra. Ah, facciamolo a ciclo continuo, vediamo. L'altro giorno ho detto c'ho una ciclo continuo, che non ho ancora capito. Se ci fosse questa regola e fosse applicata con regolarità, uno potrebbe anche dire, vabbè, è arrivata dopo la sciabolata e il piede, ma non ha una logica che piaccia. Se c'è una regola si rispetta. Il problema della scherma internazionale è che le regole che ci sono non sono rispettate. E nella sciabola, dove la precedenza è esasperata, ancora, ma nel fioretto è diventata una cosa impossibile da capire. Perché tu vedi persone, come ti ha fatto vedere il maestro, che vengono avanti così, aspettano il colpo e tirano. È una cosa indecente, però così è. Ma scrivetela sta regola. Scrivete che l'attacco si fa con le gambe
e finché l'altro non ha concluso tu non puoi tirare, devi fare un'altra cosa, devi riuscire a fare. Scrivetela, allora tutti sanno che la regola è questa. Invece no, hai un arbitro che la vede, un arbitro che la pensa diversamente, si interpreta. Non è così che si fanno i giochi. Va bene. Volevo... Quando si parla di arbitri in tutti gli sport, apparentemente c'è un po' di tensione a volte. Se perdi sì, se vinci no. Esatto. No, io mi chiedevo, insomma, ho visto recentemente i sudcoreani essere molto forti, quindi mi chiedevo se loro hanno una scuola, scuola di pensiero innanzitutto, e perché sono così forti i sudcoreani da qualche tempo? Los orientales, al florete Hong Kong, China siempre ha sido fuerte. Los países tienen grandes buenas estructuras en momentos determinados, por ejemplo ahora en Japón al florete están trabajando maestros franceses, maestros italianos sí que han trabajado en otros sitios, en Japón también algún tiempo en la época de Yuri Ota estaba un ucraniano, o sea, han cogido maestros internacionales y crean una buena estructura. Una buena estructura es tener tiradores de nivel, los más fuertes, juntarlos, hacer una concentraciones, un trabajo profesional de 5 o 6 o 7 sesiones semanales, competiciones, y entonces todos los países, evidentemente, si tienes unos buenos medios, sube. En España, por ejemplo, tenemos, por la crisis y por la historia un poco, porque la historia de la esgrima, España, después de la Guerra Civil Española, la esgrima casi desaparece. Casi desaparece. Puntualmente quedaron dos maestros, el maestro Afrodisio Aparicio y el maestro Arandilla, y ahí arrancaron y empezó, pero casi desaparece la esgrima en España. Entonces ha costado mucho, mucho llegar un poco al nivel que estamos, que evidentemente Italia está aquí y nosotros estamos aquí. Italia tiene más medios, no es por quitarme hierro, a mí me gusta tener mi responsabilidad, pero los medios que tenemos de dinero, de estructura, por ahora son menores. Entonces yo hay veces que pongo el ejemplo que hay algunos, no digo Italia, otros, que tienen fusiles, cañones, y nosotros tenemos tirachinas. Y de vez en cuando con el tirachina le damos en el ojo a alguno, cogemos alguna medalla, etcétera, etcétera. El otro, este fin de semana pasado, en un circuito cadete de Xábola, el equipo de España ha quedado segundo en un circuito cadete. Lucía Martín Portugués es una sablista española, está la séptima del mundo. Séptima del mundo que actualmente no estaría clasificada para los Juegos Olímpicos, que eso también es otro tema para hablar en un futuro. Carlos Llavador también está en unos niveles, o sea, tenemos un nivel, no evidentemente el nivel de Italia. E per quanto riguarda il ciclo d'oro spagnolo, no? Ci sono stati anche dei letterati, no? che hanno fatto scherma, no? Non so se potete un po' parlare di questa epoca. E poi io girando per Madrid ho visto che c'è una calle che si chiama Calle della Esgrima. Sì, che sta storia vicino. C'ha? Perché la Calle della Spada, la che a lo mejor te la sabes también, sì. La Calle della Spada c'era un maestro che insegnava che aveva una spada appesa con un cartello all'esterno. E quando gli hanno proibito, gli hanno chiuso la sala su quella strada, è andato su un'altra e ha cominciato a insegnare nell'altra strada, che è diventata la Calle della Esgrima. Per questo c'è questa una della spada con l'altra della esgrima. Questo è un po' il... Sì, è vero che qui nel secolo d'oro spagnolo qui la scherma si sviluppa, era molto molto importante. C'è quando c'è questo grande maestro Pacheco de Narváez che viene a Madrid e sviluppa il suo metodo, poi lo impone, diventa il maestro del re, unifica tutta la metodologia teorica, quindi tutti devono prendere gli esami con la teoria che lui ha sviluppato, e questo andrà avanti così fino al XIX secolo, quando non viene più capito il metodo e si perde, finché poi me lo sono ritrovato io 20 anni fa e l'ho rimesso in sesto, perché poi è un metodo molto... non è tanto è difficile da leggere, perché il trattato è scritto nello spagnolo antico, quindi, però io mi sono abituato, quindi lo leggo con normalità e in realtà è come geometria descrittiva applicata alla scherma,
E questo poi è l'unico, fu tradotto all'italiano, l'unica lingua che ebbe una traduzione della scherma, che fu era un uomo che era a servizio del viceré a Napoli, che si chiama Pedro Tejero di Sicilia e Teruel, che scrisse il libro in spagnolo e tradotto simultaneamente nella pagina accanto in italiano. E si chiama Il libro della vera destrezza, perché fa la traduzione letterale. Una domanda a te, perché io ho preso il tuo libro sulla vera destrezza. Quello in inglese, ma sì. In inglese? Sì, perché l'ho fatto per gli americani che non capiscono troppo il metodo. Io perché... volevo invece proprio approfondire adesso, lo spagnolo, visto che adesso il pubblico... Adesso si dice... Sí, sí. Lo que hablaba del Bonprezzi, del maestro Pacheco de Narváez, la primera vez que cae un libro de Pacheco sí. En mis manos era imposible. Pero hay un libro que es, digamos, donde te da la luz, que se llama, que es de Pacheco, Modo fácil y nuevo de examinar a los maestros de armas. Y ahí todas las palabras las define, porque está hecho en un diálogo maestro-alumno. ¿Qué es el ángulo recto? El ángulo recto es el que se forma con el brazo y el cuerpo. ¿Qué es el de Narváez? Sí, es de Narváez. Y ahí explica todo. Y es la y una vez que ese libro lo lees, ya entiendes toda la terminología de y lo que sí. Carbonell. No, porque fue el libro. No, Carbonell es muy posterior. No, el libro que dice Jesús, quello era fu il libro con il quale lui faceva prendere gli esami agli allievi. Quindi fu il primo paese che aveva un libro per maestri, per esami di maestri. Che regolò tutta l'attività schermistica. Infatti Pallavicini poi nel 1670, quando lui scrive la scherma illustrata, parla sempre di il buon Pacheco de Narváez, perché aveva unificato, mentre in Italia era impossibile unificare la teoria perché erano tutti stati non uniti. E per quello dicevo prima che c'è questo scontro che è molto bello dal punto di vista storico fra la scherma napoletana, che sono ecco Marcelli, quello che diceva lei l'altro giorno dell'attacco, che l'attacco è la traduzione letterale in italiano di attacco, che è uno dei tre mezzi universali della teoria della destrezza per controllare la lama avversaria, che è l'angolo retto che diceva Gesù, che è l'estensione della, cioè è quello che facciamo tutti sempre, estendere il braccio per occupare il centro. Sì. Questo è un trattato del 1871, Enrichetti, portata al Palazzo Italiano, che descrive così l'attacco è il movimento con cui si lega alla posso leggere quelle righe? Sì. Così lo sentono tutti. Noi parliamo di attacco, mentre l'attacco una volta aveva un altro significato. Aggredire, dicesi, di chi per primo promuove un'azione di offesa, quindi aggredisce. Attaccare si usa per indicare quel movimento che fa lo schermitore quando devia dalla linea direttrice il ferro dell'avversario, guadagnandone i gradi allo scopo di aggredire o di invitare. Quindi questa parola ha cambiato significato nel corso del secolo, ma è iniziata così perché la linea era la prima minaccia e per poter tirare bisognava scostarla con quello che noi oggi chiamiamo legamento e che voi nella sciabola non fate più. Però lo fate ancora, vabbè, mi farà piacere vederlo qualche volta in gara. Quindi loro facendo questo movimento attaccavano il ferro all'altro e quindi adesso ha cambiato completamente il significato. Volevo chiedere una cosa, se voi foste dei registi, dei direttori di cine, no? E doveste fare un film sulla scherma, su un episodio storico, su un personaggio, su chi lo fareste? Sì, vosotros imaginamos sí. Que sois directores de películas. ¿Cuál sería el sujeto de la película, de una película sobre esgrima para contar una historia bonita? Yo haría un personaje. Para mí un personaje fundamental. Bueno, está un poco, no sé si los italianos han leído Arturo Pérez Reverte, tiene un el libro, la novela del maestro de esgrima. Pero si me preguntas que si yo hiciese una película de alguien, yo lo haría del maestro, un maestro español que se llama Adelardo Sanz, que es un maestro de finales del 19, principios del 20 más o menos, sí. Porque es un personaje muy novelesco, es un maestro de esgrima que es importantísimo en esa época, tiene sala de esgrima en la Puerta del Sol de Madrid, en el número 9,
lo más granado de la ciudad iba a su sala de esgrima, políticos, periodistas, militares, actores, y él estaba en la ola. ¿Qué ocurre? Que empieza un poco la decadencia de la esgrima, empiezan a surgir otros deportes. Un maestro, el maestro Roberto Gentile, que es un maestro que era maestro de Campomanes, decía que era una... fatto il campionato del mondo. Sí, pues decía que cómo era posible que la gente en esa época se dedicase, en vez de hacer esgrima, al deporte, ese deporte donde hay 22 personas en calzoncillos dando patadas a un trozo de cuero, ¿no? Y era un poco lo que él decía. Entonces, este maestro, que como te digo, es un poco novelesco, cuando empieza la decadencia de la esgrima, la gente ya no va tanto a las salas de esgrima, cae en una depresión y fallece porque se suicida. Entonces se pone una careta con un montón de algodones con cloroformo, se tumba en su cama y se suicida como diciendo, este mundo ya no es mío. Él inventa una empuñadura que es realmente el puño anatómico, sí, ortopédico. Él hace una mezcla entre la empuñadura francesa y la empuñadura italiana. Lo mezcla y hace una empuñadura española, que llama él. Y crea toda la metodología de florete y de espada con la empuñadura española que inventa él. Es la nueva escuela española, le llama. Y crea hace un tratado, pero cuando entra en depresión, ese tratado, en vez de publicarlo, lo quema. Lo quema. Y lo quema y se pone en su cama, se pone la careta, se pone el cloroformo y se suicida, como diciendo ya... Ahí os quedáis con el fútbol, el cacho y lo que os dé la gana. Entonces yo haría un film sobre una película. Una película sobre este personaje histórico. Sí. Yo tendría dos. En el uno, su alumno, porque Ángel Lancho, que fue su mejor alumno. Del maestro. Sí, del maestro de Lardo Sanz. ¿El maestro? Del maestro Sanz, el mejor alumno, el mejor alievo del maestro Sanz fue un escrimidore che si chiamava Ángel Lancho. Allora c'è un bellissimo scontro con Afrodisio Aparicio, che poi è un maestro che sopravvisse alla guerra civile, che loro avevano come i suoi maestri, Pedro Carbonell, che era il maestro di Aparicio, e Sanz, si scontravano, loro litigarono e ebbero un duello, ci fu un duello fra Lancho e Aparicio. E dopo divennero amici perché un giornalista li fece diventare amici, diventarono grandi amici e giravano la Spagna facendo dei duelli dimostrativi e fecero molto per spingere la scherma perché Aparicio, loro facevano come un po' tutti quelli che amano la scherma, lavoravano anche gratis nelle scuole, nelle istituzioni per poter sviluppare la passione che li portava avanti, quindi io farei un po' questo, perché Lancho poi morì nella guerra civile, morì durante la guerra civile, fu delle penurie che soffrì nel 39, Aparicio morì negli anni 60, però sarebbe questa storia di un'amicizia venuta dopo un duello, quindi sarebbe questa... Lei su che... Ma io non direi che quando uno si propone di fare un film, si propone di fare cassetta, di avere pubblico, per cui ci devono essere componenti emozionali. Per quanto riguarda la scherma dal punto di vista spettacolare, penso che la scherma che fanno loro, che fa il Maestro Speranza, ho visto il video, sicuramente colpisca di più, anche se... perché richiede sincronismo, è come ballare, bisogna essere molto molto precisi con i tempi, ma non è quello che succede nella scherma che immaginiamo noi. Ma noi un film non lo facciamo per far vedere quella che è la realtà, ma per far vedere questa realtà modificata che ci emozioni. Quindi resterei in quell'epoca lì, ho visto Alla Triste, ho visto film di cui ho visto Il Maestro d'Esgrima, sono belle ricostruzioni e coinvolgono, quindi non c'è bisogno. Fare un film come a me piacerebbe su Nè Donati, abbiamo fatto potrebbe essere interessante, ma dovremmo raccontare la sua storia più che far vedere come faceva scherma, perché si vede poco nella scherma moderna, nella scherma antica invece si vedono movimenti che sono più apprezzate dal pubblico. Tra l'altro volevo rispondere alla domanda che mi hai fatto prima, le armi, no? Se noi andiamo a vedere
i trattati di scherma italiani, parlo del Massaniello Parigi, quindi voi vedete trattato di spada e sciabola, le armi erano due, com'è che sono diventate tre? Perché prima di essere tre erano quattro, sembra un paradosso. Cosa è successo? Che le armi sono due, spada e sciabola, sono armi vere da terreno da duello, in due versioni differenti. Arma da sala, e il fioretto è l'arma da sala, e la spada da sala, e arma da terreno. La spada attuale è discendente della spada da terreno. La sciabola attuale, che ha la convenzione come il fioretto, è la sciabola da sala. La sciabola da terreno è sparita. Perché è sparita? Era presente nel 1910, quando la Federazione Scherma iniziava e faceva i primi tornei. Poi è nata la FIE, e la FIE aveva politicamente forti molto i francesi, i quali francesi erano molto bravi nelle armi di punta, ma prendevano sistematicamente botte da italiani e ungheresi nelle armi di taglio, nella sciabola. Per cui delle due sciabole una l'hanno scartata ed è rimasta solo la sciabola da sala, che adesso si chiama sciabola, così come il fioretto non si chiama più spada da sala, si chiama fioretto. Quindi le tre armi hanno questa origine, sono tre ma erano quattro, e in realtà derivano dalle due armi principali, che sono spada e sciabola. Questa è. Grazie maestro. Le domande sarebbero tante, però vorrei chiedere al pubblico se c'è qualcuno che vuole, ha delle curiosità e vuole chiederle ai maestri qui presenti. C'è qualcuno che alza la mano? No, vorrei forse qualche ragazzo, non lo so, una ragazza. Bon. La nutrizione. Certo che sì, però alla fine siamo arrivati a delle condizioni più o meno accettabili. Quando io ero giovane, quando ero ragazzo, ti dicevano bistecca, sì, pochi decenni fa, si diceva bistecca insalata prima della gara, o durante la gara si mangiava il panino col prosciutto, ma non è cosa. Adesso perlomeno ci rendiamo conto dei cibi che vengono digeriti rapidamente, dei cibi che creano problemi e così via, cioè c'è una scienza dell'alimentazione abbastanza sviluppata, siamo attenti a questo, al respiro non eravamo attenti, adesso stiamo incominciando, e questo mi sembra una cosa molto positiva. La nutrizione, però mentre ci nutriamo 2-3 volte al giorno, respiriamo tutti i momenti, bisogna non dimentichiamocelo, che respiriamo tutti i giorni tante volte, quanto respiriamo, come respiriamo, questa è una cosa di cui molti ragazzi, perché io ci lavoro, sono assolutamente inconsapevoli, e quindi non si rendono conto che di smettere di respirare diventano dei peperoni quando sono sotto la maschera, oppure perdono concentrazione e capacità perché non hanno ossigeno a sufficienza. Ci sono tante cose che però si possono dire, ma bisogna portare alla consapevolezza del ragazzo, altrimenti non cambia la sua azione e il suo risultato, purtroppo. Simplemente decir che io credo che la esgrima è un deporte importante, fundamental para la formación de los jóvenes, por todos los valores que conlleva, del respeto a las reglas, del esfuerzo, independientemente también de todas las cuestiones puramente físicas de coordinación, equilibrio y tal. Entonces creo que es, independientemente de luego lleguen a ser grandes tiradores o medallistas olímpicos, los alumnos que empiezan a hacer esgrima, estén el tiempo que estén, van cargando una serie de elementos, de valores que luego van a necesitar o que van a poder utilizar en su vida normal de civil. Entonces yo creo que es fundamental la esgrima para la formación de la juventud. Estoy plenamente de acuerdo. Yo diría que en el caso de la ci fa de la que yo practico, lo dire, poi bisogna mantenersi alla altezza dello standard. Con la esgrima, cuando trabajas con réplicas de armas antiguas, que es lo que yo hago, es un viaje en la historia, es un viaje al pasado, porque tú te coges una espada, una réplica, un arma moderna, y de una arma antigua, y te preguntas muchas cosas sobre lo que estábamos hablando, del duelo o de la esgrima, cómo era la esgrima, por qué se diferenciaba una cosa de la otra,
y luego nosotros, yo tengo acceso, he visto cientos de piezas originales y las he cogido, y entonces te dan 10 o 20 clases. Coger una espada original te enseña mucho sobre su uso, sobre su cómo, porque son muy distintas de las espadas modernas de esgrima de competición, incluso a veces de las propias réplicas que nosotros usamos por motivos de seguridad. Entonces, eso es un viaje. Es un viaje, yo creo que ofrece algo a la persona que lo practica. ¿Una pregunta más? Allí hay una pregunta, me parece. Yo quería una pregunta histórica. ¿En qué momento la esgrima se vincula a un enfrentamiento lineal? ¿O nace ya así? Porque eso es una cosa muy específica. Realmente, si te has leído algún tratado de esgrima español que trabajan con un sistema circular, no es un sistema circular, el ataque siempre es lineal. Lo que tú haces es abrir ángulos. O sea, porque es el camino más corto. Lo que pasa es que yo no ataco por donde está la espada. Lo que hago es apartar la espada o moverme yo o hacerle moverse a él o hacer que él mueva la espada, y esto vincula el manejo del arma con los desplazamientos propios y los suyos. Entonces, la forma antigua, con armas que pesan más, el ataque lineal directo lo usas porque sabemos que no morimos, pero tú atacarías solo controlando el arma. Entonces, claro que esto es muy relativo, porque la aplicación práctica siempre tiene tal componente de arte práctico, de habilidad individual, de fuerza, tal, que lo hace complejo. Pero en realidad el ataque siempre es lineal. Lo que pasa es que atacas en un ángulo abierto. Es decir, haces que su espada se vaya del blanco. ¿Cómo? Pues se la golpeas, la sujetas, él tira una cuchillada, le das un golpe, te mueves tú, él se va para atrás, tú te vas para la izquierda. Y en esos movimientos angulares acabas encontrando un hueco tú o él. Claro. Sí, pero digo, yo conozco más el tema del kendo y esta cosa. Ah, sí, el ataque es muy lineal, el kendo. Claro, sí, pero digamos que se puede mover así. Sí. O sea, es muy interesante que el deporte de la esgrima es el único en el que hay como... Claro, pero no, el deporte es, claro, pero eso es por la ligereza del arma. Es que en el caso de la competición deportiva, yo con el arma histórica nos movemos a los lados. Lo que pasa es que te mueves cuando te acercas, porque moverte de lejos da igual. Yo me muevo en el centro del círculo teórico que tú te mueves y siempre estoy frente tuyo. El principal problema es cuando te acercas, pero en el deporte eso no tiene sentido porque no es eficiente, simplemente. Entonces, con armas muy ligeras, moverte a los lados hacen que te den. O sea, tú intentas con un sable moverte a un lado y te dan un sablazo en la cabeza instantáneamente. No te da tiempo, tienes que retroceder. Igual que pasa con el florete o en la espada, todo. Por eso el deporte defiendes con la distancia. No tienes gavilanes, no puedes usar la mano izquierda como usamos nosotros en la parte histórica. Tenemos más recursos, claro. El deporte te hace especialista, porque si tienes que tener unas condiciones innatas para cierto tipo de arma para poder ganar. Claro, porque todos son muy buenos, claro. Con los sistemas históricos es más igualitario. Molto è opinione, ma molto è controllabile dai dati, dall'iconografia. Voi sapete che la scherma in inglese si dice fencing. Fencing, recinto. Sì, fencing. È la stessa parola, perché si scendeva in lizza, che era un recinto, e i due se le davano di santa ragione giocandosi la vita nel recinto, quindi si muovevano intorno. Dopodiché, quando il duello si è trasformato e diventato il punto d'onore, aveva un rituale molto preciso, dove c'era un direttore di scontro e c'erano i secondi, i due padrini, diciamo, dei due schermitori, che dovevano seguire l'incontro e, dovendo evitare, se possibile, anche incidenti mortali, cercare di limitarsi al massimo, dovevano poter intervenire. Quindi era molto più facile poter fare questo su un terreno, vedete lì, longitudinale, con il direttore di scontro pronto a intervenire con la sua spada, col suo bastone, e gli altri che si muovevano intorno, mentre questo sarebbe molto difficile in un movimento circolare. Questa situazione, che era già oramai assodata per il duello, si è poi trasferita alle pedane sportive. Quindi anche nelle pedane sportive c'è un arbitro che deve seguire i due schermidori che tirano e deve muoversi insieme a loro. Lo può fare soltanto se c'è quel tipo di terreno.
e non questo tipo di terreno, altrimenti si finisce col fare danno, si finisce con lo stare in mezzo. Secondo me il motivo principale per il passaggio è stato questo, la necessità di poter seguire, di poter intervenire, perché il duello era una cosa seria, ma si cercava di non farla diventare troppo seria, perché si poteva morire, costava un sacco di soldi, si rischiava la galera, l'esilio, la morte prima ancora, quindi c'erano dei rischi che cercavano di evitare. Allora, quando si faceva un duello, bisognava poter intervenire e fermare, magari al primo sangue, al primo graffio, e così eravamo tutti salvi e andiamo a mangiare, ma qualche volta ci scappava il morto e allora erano dolori pesanti. Hay estudios que han dicho que sí, pero luego ha habido otros estudios que han dicho que no. El zurdo, depende de la mano. En España el zurdo, el problema que tenemos es que hay pocos zurdos en España, por ejemplo. Pero si vas a una competición internacional, no sé si el 50%, pero muy cercano al 50% de diestros y de zurdos, ¿vale? Pero no sé si tiene ventaja. Yo sí, sí, no. Sí, no hay problema, se compite todos juntos. Ese. No, no, sí, sí, claro, un poco eso, ¿no? Yo sugerirei Rob Roy, mi è piaciuto. Rob Roy también es una buena persona. Que... Poi c'è da dire che la scherma antica, la scherma che ripropongono i maestri, nasce dall'idea di recuperare la cultura storica e la cultura schermistica di una volta. Ma se andiamo sulla tecnologia per dimostrare la stoccata, siamo costretti a cambiare. La scherma sportiva è cambiata tantissimo, sì, proprio da quando c'è la segnalazione elettrica delle stoccate. Certo, abbiamo la soddisfazione di dire, se è accesa la luce ho toccato davvero, però adesso posso farla accendere in modi strani che prima non erano possibili. Ora, se vuoi mantenere da un lato la coerenza storica, e dall'altro non si può fare, no, quindi devi fare una scelta, ed è giusto che la scelta sia quella, mantenere attenzione alla coerenza storica e pazienza per la tecnologia. Certo, la tecnologia c'è, perché le armi sono di acciaio armonico, si devono piegare, le coperture, le protezioni, costa tutto questo, questo va fatto perché la sicurezza è prima di tutto, però si cerca un compromesso ragionevole. Ecco, e questo secondo me è la cosa più giusta da fare. Allora, io ringrazierei tutti quanti. Un'ultima pregunta. Maestro Speranza, la teoria, todo lo che sto escuchando è fantastico. E la pratica? No, la pratica, oggi non abbiamo traído armas ni nada, di nessun tipo, o sea que... No, o para una otra ocasión. Este es un cretino que es alumno mío. El... Un momento. Ha raccolto el guante. ¿Tienes armas? Andiamo a cena!